Io mi occupo dello studio dei meccanismi di resistenza nel trattamento farmacologico del tumore stromale gastrointestinale. Infatti, benché la maggior parte dei pazienti rispondono bene al trattamento di elezione nei GIST, dopo un periodo di circa 2 anni tendono a sviluppare progressione della malattia e comparsa di farmacoresistenza. Questo è dovuto al fatto che le cellule acquisiscono nuove mutazioni o deregolazione a livello genico, tali per cui il bersaglio molecolare del farmaco viene modificato e quindi non può essere più riconosciuto. Solamente cercando di capire quali sono i meccanismi alla base di questa farmacoresistenza, è possibile sviluppare nuove strategie tali per cui la crescita tumorale può essere arrestata e il tumore può essere contrastato.